vogliamo scomporre in vettore il seguente polinomio. Cominciamo ad osservare che tra i termini meno x uguale più 2x meno 1 possiamo raccogliere meno 1, ottenendo questo. Osserviamo che mettendo in evidenza meno 1 cambiano i segni all'interno della parentesi tonda tutti i termini del polinomio. Nella parentesi tonda a questo punto figura il quadrato di un binomio che possiamo scomporre nel seguente modo, ottenendo alla fine 4y quadro meno x meno 1 tutto al quadrato. Questa quantità è una differenza di 2 quadrati, quindi grazie a questa regola si può scomporre. E scomponiamola ottenendo la seguente scrittura, cioè 2y meno x meno 1 che moltiplica 2y più x meno 1. A questo punto, togliendo le parentesi all'interno e trasformando le quadri in tonde, si ottiene la seguente scomposizione del polinomio assegnato.